Un buongiorno agli amici di Ante.it e un buongiorno e bentornati ai tuoi carissimi amici. Parliamo della storia della Samp, Paolo Beni, il capitano, e Maurizio Simonato, diciamo il peperino, quello che dà fastidio a tutti gli attacchi avversari. Dico bene, Maurizio? Sì, diciamo così. Ho presentato la difese, qualche fastidio l'ho dato. L'hai dato. Passiamo al capitano. Paolo, ti chiedo, che sicuramente domenica anche tu hai gioito, anche se non so se sei allo stadio o meno, però dopo aver riportato questa squadra che tu hai gestito per tanti anni in un'epoca dove il calcio era calcio rispetto ad adesso, però tornare tra professionisti penso che sia una gioia anche per voi che avete dato il vostro contributo qualche anno fa. Ma come no, è stata una gioia grande, perché era tanto che aspettavamo questo ritorno dei professionisti, e poi il fatto che sembra che questa volta la dirigenza e la presidenza, insomma tutto il contorno della squadra, sia una cosa seria, non più un campo all'aria, insomma. Ecco, non ci abbiamo questo, più, e questo è importante, insomma, per San Benedetto, che negli ultimi anni abbiamo sempre vissuto alla sperandio, insomma. Esatto, ti sprofondi poi risali, ti sprofondi poi risali. Sembra, io non ho il piacere, ho conosciuto il presidente così, quando per il Ballari, però sembra, perlomeno da come si sente, da come si comporta, che abbia la voglia di andare avanti. Certo, certo. È chiaro che tutto questo ci vuole un po' di pazienza. Certo. Noi ora abbiamo raggiunto un bello scopo, perché ritornare, vincere il campionato e ritornare nei professionisti era una cosa che ci aspettava da tanto tempo, sicché questa, la gioia è stata grande. Ora però festeggiamo, gioiamo, per l'amor di Dio, tutto quello che c'è da fare, e poi dopo però bisogna avere un po' di pazienza. Certo, non, è, certo. Non è da dire che dopo si va nei professionisti, no. Io penso che questo presidente sia un buon presidente, sa quello che deve fare. Mi dicevano anche, appunto, che il settore giovanile, c'è il figlio che ci va dietro. Sì, esatto. Il settore giovanile, sì. Sì, questo è già un'altra cosa, anche se noi Sambi hanno lavorato bene. Sì, stanno facendo molto bene, quindi c'è anche questa sinergia, che anche però, perché noi Sambi, può darsi che fra non si sa quanto potrebbero essere quelli che insieme alla piazza riusciranno a prendere un po' la Sambi in toto, perché Fedeli... Adesso non ci pensiamo, adesso pensiamo a Fedeli. Ora abbiamo, ecco, appunto, abbiamo questo presidente che sembra che sia una persona in gamba, sembra una persona che non gli piace perdere, però, esatto. Però sai, come tutte le cose, ci vuole un po' di pazienza, insomma, certo. Che si può pazienza nella presidenza, nella tifoseria anche, certo. Non è che la tifoseria, non crediamo di cominciare bom, vincere a destra e a sinistra, è una cosa che va, ritornare nei professionisti non è come dall'eccellenza, esatto. Andare nell'interregionale, esatto. Dall'interregionale andare nei professionisti, lo scalino, anche perché non c'è più la C2, quindi hai fatto lo un scalino, doppio salto. Trovi giocatori che hanno giocato in Serie B e in Serie A, esatto, insomma, esatto. La differenza è tanta, che far subito un salto, col dire si va e si vince, ci vuole un po' di pazienza. Programmazione innanzitutto. Sì, ci vuole un po' di pazienza, anche perché io penso che questo presidente, che non mi sembra che sì, un po' così, che si arrabbia subito, è vero, però da una parte ci sta. È un sanguigno, il giorno dopo anche, già si è scordato tutto. Sta anche bene, no, è bene se lo ricorda anche il giorno dopo, non è che si deve dimenticare. Però c'è un po' di pazienza da parte della tifoseria. Certo, da parte certo. Prendere le cose come vanno fatte. È chiaro, questo è un presidente che non tutti i presidenti capiscono di calcio, no? Non tutti i presidenti che hanno fatto la fortuna, che è qualcosa di superiore agli altri, c'hanno, certo, che hanno fatto. Certo. Però un buon presidente che fa, uno che ha la testa sulle spalle, che fa, è il dintorno che si fa, esatto. Qui il direttore sportivo, uno dei migliori, però dopo il settore giovanile segue il figlio, che è uno dei migliori. Insomma, diciamo è uno staff, esatto, deve contornare, esatto, uno, esatto, staff abbastanza valido. Non è facile fare tutto dalla sera alla mattina, insomma, sicché ci vuole pazienza, ci vuole programmazione, pazienza da parte di tutti, esatto, anche da parte del presidente. Grazie, poi torniamo a te per la parte tecnica. Maurizio, come l'hai vissuta sta cosa, che ormai anche tu, lui è toscano, tu sei veneto, però ormai siete sambentesi. Io sono di Firenze. Grande Paolo, la battuta non gli manca mai. Maurizio, ormai sei, anche tu ormai sei sambenettese, perché sì, hai una tua scuola con i bambini, cioè il calcio lo segui sempre.
Allora, io parto da quello che leggo lì su quel giornalino, stagione da record, esatto. È in effetti una stagione da record, e qui bisogna fare i complimenti anche a Ottavio, certo, che ha preso la squadra in un momento un po', certo, particolare, e ha fatto una stagione da record, certo, perché in effetti le partite vinte, quelle perse non ci sono, no, esatto, e quelle due o tre pareggiate, ieri stava perdendo, poi ha rimontato 3-1, ti porta veramente a dire è una stagione da record, sì. A volte ho sentito pure delle critiche magari sul gioco, queste cose qui, però la sostanza è troppa veramente, c'è solo quando uno vince sempre che può criticare, esatto, e ci sta, ecco, lì dobbiamo maturare, è un po' il discorso che ha fatto Paolo prima, tutto un insieme deve maturare, perché affronteremo una stagione diversa, un campionato diverso, e da quel punto di vista dobbiamo maturare sicuramente. Io penso, dopo lo chiedo anche a Paolo, che sia una soddisfazione doppia per un Sam Tese Doc come Ottavio Palladini, perché ha vinto il campionato da calciatore 90-91 e poi tre campionati da allenatore, eccellenza, quello di 2013, sì, che poi io ebbi la fortuna grazie a Costantini di andare anche al Vaticano, però pare che porto male perché dopo questi non avevamo una società forte. No, ma non siamo superstiziosi. Ecco, però Ottavio c'ha anche questo, quindi nonostante, certo, ancora giovane, potrebbe fare la trafila anche come tecnico già, perché lui, per lui, adesso che ha dato l'ok al presidente, per lui è anche un'esperienza nuova che farà, non l'ha mai fatta. È certo, è certo, sicuramente sarà un'esperienza nuova, sicuramente esperienza ce n'ha, perché, certo, se l'è fatta, certo, da allenatore, ha fatto il giocatore a certi livelli, perciò tocca con mano quello che è gestire uno spogliatoio, l'ha toccato con mano, l'ha vissuto, lo continua a vivere, perciò le condizioni per lui sono anche abbastanza, diciamo, addirittura ideali, certo, nel senso che è ben voluto dalla gente, è la casa sua, tutto un insieme di cose. Io poi sono del parere che se ci facciamo i tecnici o i giocatori in casa ancora meglio, certo, perché, certo, ce l'abbiamo, certo, e la dimostrazione, certo, è Ottavio. Ma lì forse è stata anche una, diciamo, un approfondimento importante da parte del presidente quando c'è stato, ti ricordi, le due famose partite in casa perse, sì, con Matelica e Monticelli Matelica, cioè, perché questa squadra era protesa all'attacco ma in difesa non era, perché Stobeoni pensava più alla fase offensiva non difensiva, e quando, perché lui non lo conosceva, gli disse guarda che Palladini ha vinto il campionato, ci parlò, che giustamente dice, anziché andare a trovare una persona, come sai, certo, nuovo ci vuole un mese, io sono per ambientarsi, assolutamente, con i giocatori, quindi è stato anche oculato nella scelta, e infatti io sono di questo parere, se riusciamo a farci le cose in casa. è meglio perché per mille motivi, in Serie A, le grosse società, già in Serie A ci sono realtà come Empoli, Sassuolo, certo, che giocano con gli italiani, se li costruiscono dal settore giovanile, certo, certo, perciò ecco la scelta di Ottavio è stata in assoluto la chiedi migliore. Il microfono che lo do io a Paolo. Per quanto riguarda Ottavio Palladini, è un ragazzo che tu hai visto crescere, giustamente, e secondo te lo aspettavi che potesse vincere questo campionato con 4 giorni d'anticipo? Ma guarda, io aspettare che vincesse il campionato con 4 giornate d'anticipo è una cosa assurda, dirlo, no? Però io ci parlai dopo due allenamenti che aveva fatto e mi disse, mister, dice, guarda, qui c'è questo da fare, perché vedi i giocatori, dico, ma i giocatori sono bravi, tecnicamente sono bravi, mi disse, sì, sono bravi, quando hanno la palla fra i piedi, dopo, dice, non ci pensano più, dice, l'unica cosa è da mettere a posto qui è la difesa. Dopo due allenamenti mi disse questo e difatti, sì, ha rimesso a posto la difesa, è chiaro che dopo hai vinto, qualche partita non hai giocata bene, però l'importante era vincere il campionato. Questo ragazzo ha portato avanti la Samber, che non è facile per un sambenettese, che Simonato dice sì, fate, però vedrai che l'anno prossimo l'allenatore che ci sarà, che sarà Ottavio quasi sicuramente, le prime partite saranno un po' dure per lui, perché la gente, se non parte a mille, la gente comincia subito a fare critiche, invece anche lì bisogna avere pazienza, è una cosa che bisogna rimaturare tutti, perché sì, qualcuno è abituato a stare i professionisti anche come pubblico, qualcuno no, invece anche come tifoseria bisogna cominciarsi a abituare a stare nei professionisti, fare il tifo al momento giusto e comportarsi bene, perché sennò questi ci martellano. Sì, io penso che la situazione di Palladini sia stata la cosa più giusta, perché è proprio anche
il fatto di Gigi Voltattoni, anche Gigi è una buona spalla per Pallatini, perché Gigi parla poco, però quando parla sa quello che dice, insomma. Allora, la domanda a Maurizio e la faccio anche a Paolo, visto che voi i campionati li avete gestiti 40-50 anni fa, tu 40, Paolo anche 50. Praticamente come è cambiato il calcio con questo Ballar che era sempre pieno e praticamente noi abbiamo affrontato, cioè la Sammettese ancora oggi in giro per l'Italia si ricordano persone che hanno qualche anno come noi che la Samba era la Samba. Molti giocatori, giocatori che sono venuti a giocare qui, se lo ricordano tutti. Io sono stato in giro a Coverciano quando facevo i corsi da allenatore, le riunioni, queste cose qua, vi assicuro che il Ballarin lo ricordano tutti, proprio tutti i giocatori, perché era una cosa particolare, era proprio la Fossa dei Leoni, era quello che abbiamo detto tante volte, dai. Una Fossa dei Leoni che ci dava stimoli, che ci dava sicurezza, che ci dava spinta, insomma era una cosa veramente particolare. Paolo, la stessa domanda giro anche a te, anche perché domenica quello che mi ha sorpreso, questa festa iniziata al mattino, questo corteo partito da Bello. Cioè 7.000 persone, roba veramente da pelle d'oca. Era una cosa che soltanto a San Benedetto può succedere, perché la tifoseria è fantastica, poi si sono comportati anche bene, insomma non hanno fatto feste e basta anche la sera su in Paese Alto, è stata una cosa fantastica, proprio fantastica. Quanto riguarda i Ballari, si è detto e ridetto tante cose su questo Ballari, però forse ce ne dimentichiamo, noi abbiamo passato un anno e mezzo senza subire un gol in casa. Ah, sì. Un anno e mezzo senza subire un gol, un campionato e mezzo sono e questo sì, era merito di tutta la difesa, ma era merito anche del pubblico che ci dava quella carica, che a noi ci dava la carica, e a quelli che venivano a giocare, insomma, non a tutti rendevano al 100%, perché l'anziano, vedere quel tifo lì lo caricava, ma il giovane, insomma, un po' di timore ce l'aveva. E noi siamo stati un anno e mezzo, e da premettere, siamo stati un anno e mezzo, si giocava sempre con tre punte, sempre con tre punti, non è che si giocava in difesa, però avevamo una difesa veramente che era uno per tutti e tutti per uno, insomma non c'era, e questo è il maggior merito era del Ballari, perché ci faceva stare compatti, la tifoseria sapeva fare anche il tifo, perché cominciava a fare il tifo quando ci vedeva un po' in difficoltà e c'era un tifo che veniva fuori. Quando ci vedeva che eravamo lì e però non ci riusciva a sfondare, è lì che ricominciavano. Non è che martellavano dall'inizio alla fine, tutum. Il giocatore dopo quello, il tifolino lo sente più. Il giocatore ti sente quando viene spinto dal pubblico, quando è il momento giusto. Certo. E quello il Ballari lo sentivi, insomma. L'ultima domanda, poi vi lascio. Si torna nei professionisti dopo 7 anni, ci sono tutti i presupposti, quello che sta promettendo il presidente, come successe anche a Gaucci, o Gaucci Porcia del Duca, stessa cosa con Fedeli, perché ormai questa cosa lo sapete anche voi, perché l'avete affrontata anche voi l'Ascoli in tempi non sospetti, però c'è questo desiderio a San Metto, però l'Ascoli attualmente sta facendo il suo campionato di Serie B, sicuramente si salverà, quindi rimandiamo ai posteri quello che potrà succedere. Guarda, io ho detto una cosa, voglio tornare allo stadio con una maglietta che ho trovato tra cose vecchie, con una B grande davanti, che è uno spettacolo. Metterò quella maglietta e voglio tornare allo stadio con la prima di B, guarda. Non dico il primo derby, perché ma la prima di B sicuramente. Io penso che con sto presidente, se veramente, come si Speriamo. Dice, vuole mettere un po' le radici qua per qualche anno, anche a livello commerciale, può darsi che, perché la forza economica ce l'ha, e a sentire dire chi l'ha avuto come presidente, io parlo di Monaco allenatore, Silva l'ha avuto a Terni, e uno, questo interessa solo vincere, i giocatori fa sta bene, però solo capito. Un verbo, vincere e basta. L'abbiamo capito. Paolo, tu che ne pensi? Ma io spero, come Simonato, che non voglio che l'Ascoli retroceda, no, voglio la San Benedettese vada in B, perlomeno rifare questo agonismo che è stato bello. Io l'ho vissuto 16 derby, sicché proprio belli, insomma, sì, tutte le cose che ci possono essere in un derby, però a quell'epoca era il derby veramente, insomma, sì, le scazzottate c'erano e loro venivano a scrivere qui da noi e noi si andava a scrivere in Ascoli e abbiamo fatto un'invasione in Ascoli, però non, non,
era la cazzottata lì, esatto. E poi finiva. Non c'era la violenza, non c'era la violenza che c'è adesso, però ora che credo che il tifoso ambientese sia maturato veramente, no. Questi ragazzi che hanno dimostrato di far bene anche a questa società seguiteranno a sapersi regolare, insomma. Sì. Anche perché sono seguiti dalla polizia, che ci sono non mi ricordo come Mellozzi che è favoloso per tenerli a bada, insomma, ce ne vorrebbe diversi come lui. Ok, io signori vi ringrazio, per me è sempre un piacere avervi qui, perché io vi faccio venire sempre quando c'è da parlare qualcosa di positivo, mai di negativo, quindi per me bravo. Avere voi qua è uno sprono per parlare della Samba innanzitutto, e anche di belle cose come quelle che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, perché adesso mancano 3 giornate ma già si sta pensando a questa grande festa che ci sarà a fine maggio, perché già il presidente sta vedendo un po' ma si pensa che ci sia qualcosa come ai tempi di Gaucci, la piazza che fu invasa da 20.000 persone. Comunque grazie e alla prossima. Voi, grazie a voi.